Ragazzi, io sono contemporaneamente eccitatissimo e molto preoccupato. Molto preoccupato. Molto preoccupato. Sì, perché ogni settimana mi manca un sacco Isaac da morire. Da morire. E contemporaneamente sono preoccupantemente consapevole che per quanto ritengo oggettivamente non poi così difficile questa challenge, soggettivamente Blood Oath ormai l'ho preso personalmente come nemesi. Buonasera a tutti, ciao, benvenuti, grazie dell'hype train iniziale e io vorrei suggerirvi una particolarità di questa serata, o meglio offrirle una particolarità. Che ne dite? Se faccio una breve introduzione su quello che sono i miei piani all'interno di The Binding of Isaac Repentance e poi si gioca subito. Glu glu glu. Ah! Allora, il fatto è questo. Intanto, grazie di essere qui. È stupendo essere tornati in Repentance con voi. Benvenuti a tutti, grazie del dono, Seymour, Hirtandil, Matteoschi, El Sanske Giran. Benvenuto, Tenebris Nox. Benvenuti a tutti, ragazzi, grazie. Ed è bellissimo vedervi carichi. Quello che erano i miei progetti, li dichiaro subito. Mi piacerebbe dare un po' di varietà alle cose da fare. Ossia, non farò altro che non sia Bloody Mary finché non la battiamo. Poi vorrei fare non un AB con altri contenuti. Vorrei fare qualcosa che sia più un AB AC AB AC. Ossia, non troppo variegato che porterebbe lentezza, ma le A che sono le challenge. La B che è la grit mode di un personaggio che deve ancora completarla, quindi i nuovi per ora. E il C che sono i tainted. Quindi, challenge, grid, challenge, tainted, challenge, grid, challenge, tainted. Cioè, secondo me mi piace così. Non è male, no? Così abbiamo proprio varietà, visto che le challenge sono comunque diverse. Che ne pensate? Grazie, Tindal, Distrider. Sarà fatto. Ok. Va bene, Macarion, grazie, Brickib, benvenuto. E ora, con il beat di Cozza e il loro tifo, il vostro coccolarmi e la foga di giocare. Sì, no, hai due tainted, meglio prima sbloccarli. Diciamo che l'unlock fa parte del quanti grid dobbiamo fare? Due. Tre, perché c'è Forgotten. Forgotten, Ezawen Jacob e Bethany. Fatti quei tre, si fanno i dogma degli altri. Cioè è facile. La B diventa grid e dogma. No? Allora, pronti? Perché sono curioso di vedere sti Tainted, non ne so niente. Sono carichissimo, perché il fatto che abbiano meccaniche originali mi piace da morire, no? Comunque, Bloody Mary. Giochiamo? Giochiamo? Facciamo, vi dirò, detto in maniera del tutto spontanea, proprio con voglia di chiacchierare. Ragazzi, anche Mother, giusto, certo. Però è meno importante nei confronti della macroscopia dell'unlocking dei tainted, no? Allora, come mai scrivete tutti anime? È un raid? No, è solo spam? Chat, mi confondete? Ciruzzone, dimmi, che cos'è? È spam. Di anime scritto con i numeri? Ah, è solo uno? È solo uno. Va bene. Devo. Va bene. Avete come. Ah, ok. Lo avete salvato dal mio ban. Sarebbe stato tipo il secondo ban. Però sì, chiedetegli il perché.
avete chiacchierato troppo e non l'ho bannato. Ma io non banno mai nessuno comunque, quindi sarebbe stato giusto un gioco, tranne quello spoileratore. Allora, vi dico questo. Non vedo l'ora di fare, sinceramente, altri talk show. Un lato di me vorrebbe anche mettersi a darvi qualche just chatting per condividere cose, parlare anche di cose mai discusse prima, scoprirne altre, ricordarne, fare un pochino più di variety, no? Come dietro le quinte, da quello che è poi la facciata behind the curtain, no? Dei canali. Però non c'è il tempo per ora. Quindi giochiamo. Volevo solo farvi sapere che vi penso anche in tal senso. Vi penso anche nei confronti di ciò che vorrei ma non posso con quello che sono i miei piani. Sappiate che L'Anima Oscura 3, episodio 3, ha superato i 40 minuti. Sto finalizzando le ultime due clip. Diciamo gli ultimi paragrafini. Poi comincia il render e la finalizzazione conclusiva dell'upload. Potrebbe arrivare ad essere l'episodio dell'anima oscura più lungo della storia delle anime, esclusa l'anima della sfida, chiaramente. E ha la qualità dell'anima oscura 3, non dell'anima oscura 1, in cui c'era il let's play che prendeva il tempo, io che passeggiavo in giro, eccetera. Cioè, magari non raggiungerai 50, però non lo so. Comunque siamo close enough. Era iniziato come episodio corto, ne riparleremo, magari in un talk show. Ok ragazzi. The Binding of Isaac. Allora. Per ora voglio fare questa partita e poi fare un discorso, ok? Ci tengo molto a farlo, ma non voglio ora non giocare. Porca miseria, mi manca. Ci siete? Carichi? Giochiamo insieme? Quanto sei lenta, Bethany? Forza! O meglio, quanto è lento Isaac nel primo piano, magari. Abbiamo un buon numero di bombe. Che bello giocare insieme. Mamma mia, quanto mi piacerebbe, quanto mi piacerebbe giocare più spesso ad Isaac, quanto mi mancava giocare ad Isaac. Andiamo. Abbiamo del tempo insieme, ragazzi, sfruttiamolo. Dai, buoni oggetti. Io sto giocando ad Isaac solo con voi, lo sapete, quindi. Oh, nice! Tears up. No, vorrei togliere l'F2 adesso. Non è ancora arrivato il momento di tenerlo fisso. Placenta, ragazzi. Vabbè, Gnaudleaf, cioè. Che vi devo dire? Che paura mi sono preso. Mi ero già dimenticato dell'incubo. Che bello però il bonus di Andy, dai. Ho poco range. Sì, lo so che se spacco se esplodo la cacca d'oro posso prendere qualche monetina. The World. No, non è questo il piano in cui usare The World. Cioè, meglio morire che... Ok. Questi piani per ora sono ovviamente in grado di ucciderci, specialmente se mi distraggo
in maniera sciocca, però non sono il pericolo, mettiamola così, ecco. Fregato. Oh. Ok. Prima della boss fight vorrei. Sì, diciamo che Cellar ha il grosso problema dei ragnetti come questi. Ok, abbiamo una chiave. Che miseria. Oh. Stavo guardando da un'altra parte dello schermo. Non avrei davvero mai dovuto. Questa è una bella trappola, perché se rompi, no, la cacchina ti porta o un nemico in più, o se non lo fai, uno scudo per loro. Ah, ma è vero, non ci sono le treasure room nella challenge. Potrei rompere... Ah, è vero, mi ero dimenticato. Meglio, mi sono distratto. Sto cercando comunque di non fare una run super attenta ai fuochi e al micromanagement, ok? Devo essere onesto, sto cercando di trovare una via di mezzo. Ah! Potrebbero danneggiarmi, ma loro sono proprio un boss fortunato. Neanche possono. Poverino. Sapete che è una delle cose che meno mi interessa, avere HP up con questo personaggio? Tuttavia, sacrificare cuori non è necessariamente un male. A me mi interessano molto gli angeli. Però avere tanti cuori con un personaggio che non riesce a sfruttarli spesso e volentieri, perlomeno guardare che cosa c'è, io non lo escluderei. Io lo prendo. Io lo prendo, è un cuore rosso, ragazzi. Dai. Non... Gli angeli sono buoni, è vero, possono dare difese. Però... non è male, io lo prenderei. Più cuore hai, più hai danno. Assolutamente. Però non intendevo svuotarmeli, ok? Io mi permetterò sempre di usare gli AMM. Mi dispiace, ma dopo anni di... vi faccio vedere che cos'è. Permette di trasformarsi in Leviathan se si prendono 3 oggetti del diavolo. E oltre a dare un danno pulito, ti assicura... ovviamente già vieni rimosso dalla pool degli angeli prendendo il patto, ma ti aiuta a prendere il successivo. Io l'AMM me lo permetterò sempre come errore, ragazzi, perché dopo anni di spagnolo in cui ti dice ami me, mi spiace. Cioè, sono degli istinti in me che ogni tanto mischiano l'idioma. Mea culpa. Ovviamente non succede spesso, ma quando succede sappiate che non è cagnaggine in italiano, è lo spagnolo. Allora. L'ho preso? Stavo parlando... L'ho preso? L'ho preso, Pentagram? Sì. Ecco, quando apro certi argomenti io mi separo... I detach myself, no? Proprio... ok, va bene. Au! Oh oh. Dai, no, sicuramente non può uccidermi. Telepill. Ci è andato molto vicino. Poteva uccidermi. No. Allora. Cuoricino lo prendiamo, mentre questo l'abbiamo incontrato più volte.
Voodoo Head, Spawns, an additional curse room. Ah, mi ha resettato la lingua! Vabbè, ok. Il read only è stato modificato, è stato scritto. Mike, se vuoi rinasci come The Lost Holy Mantle e lui non può subire il Blood Oath. Sicuro di ignorarlo? Ho scommesso sconfitta, ma sono sportivo. Io ho sempre rimosso dalla testa la pool di quegli oggetti perché in base alla mia abitudine di fare completion mark penso sempre non devo cambiare PG. Però hai ragione. Kamma. Hai ragione. Comunque, ovviamente, non vale la pena. Tuttavia, siamo sicuri che... Esatto, non è detto che respawni. Che si attivi Holy Mantle come il personaggio potenziato. Ah, ho fatto brutto liscio, Vi dirò che, essere onesto, quello che mi sembra davvero, davvero, davvero funzionare male è il trinket dei cuori. Cioè, non... Davvero, siamo messi così male? Au! Questo è pericoloso. Forse questo champion no. Però è un champion, quindi... Esatto. Molto carino. Molto carino, ma continuo a non avere... Vedete, ho fatto bene a prendere pentagram. O meglio, ho fatto bene a prendere pentagram nell'ottica di non avere i... Vediamo un po', vedete. E se mi desse il giusto coraggio per essere aggressivo? E se mi facesse un'attivazione mentale del ora posso essere più aggressivo e contemporaneamente meno spaventato e quindi più sicuro di me? Beh, The Lost non ha il mental intrinseco, a meno che non gliel'abbiano messo intrinseco da un certo punto in poi. Va sbloccato il mental a The Lost. Come le lacrime spettrali. No, aspetta, forse era quella una patch. Le lacrime spettrali erano una patch. Ah, da Repentance sì. Ah. No, Repentance è pavido allora. Non è vero, Repentance è un mostro. Ci fa pentire di aver ritenuto difficile The Binding of Isaac in passato. Sì, da quando lo sblocchi è intrinseco. Mamma mia! Avessi avuto le camere intorno avrei fatto la scena di Neo. Ragazzi, io ricordo che giocai parecchio The Lost in Rebirth. E lì l'Holy Mantle non ce l'aveva. Quanto dura? Una cosa che volevo dirvi è che, a differenza di tutte le partite in cui introducevo la serata dicendo ragazzi, oggi penso che potremo fare questo o quell'altro completion mark, sono carico del fatto che i nostri risultati potrebbero condurci a questo risultato, io oggi sono spaventatissimo e ho persino il presentimento che si possa non ottenere nulla. cioè sono genuinamente preoccupato. Nice. Quanta fortuna abbiamo, zero. Ehi!
No, dai! Sei stronzo. Il trinket dei cuori è buonissimo. Però voglio provare a sfidare la mia psicologia. Che paura! I miei stessi proiettili! Vorrei un Vurp. Gulp, non Vurp. Gulp. Ah, è vero, The World. Cavolo. Ma perché è bello il vermino... con i calcoli. No, dai. Peccato. Ma il Book of Belial, ragazzi. Il Book of Belial, dai, siamo onesti. A meno che non credo, la batteria non funziona. Lo so che non posso prendere Soul Art, però vogliamo perdere i danni? Cioè, è anche costato po'... Ah, mi usa già quelli che ho accumulato! Attenzione! Non lo sapevo! Non lo sapevo! Potremmo farcela! Mamma mia, se soltanto ci fosse stata la Pandora's Box! La Pandora's Box! No, la batteria non fa niente, mi sembra. Me lo ricordavo sto attacco. È pieno. Ok, strategicamente dovrei prendere la mano. Questo. Abbiamo sfondato. La mano non serve, però è intrigante. La mano non serve, però è intrigante. Speravo che ci fosse una... Ci possono essere le... Le macchine... Predici fortuna, no? Potrei dargli un po' di bombe, sì. Non nell'arcade, ok. Ok, ok. Sì, ma mi fanno spaventare, se vero. Dai, datemi... Datemi un Black Heart. Sì, dobbiamo trovare la Super Secret. La Super Secret può essere all'esterno di una arcade? Non lo so. I'm not sure. Penso di no. Ok. Porca vacca, che paura!
Ora, vorrei scendere con... Vorrei scendere con... Questa... Lui non può dare soul art, però... Allora, la sacrifice da soul art, ma dopo 7 cuori, no? Slash, devi provare a cambiare risoluzione. Avrai un'impostazione specifica nel mio canale e non in altri. Prova a mettere 720, automatica, dinamica, 1080. È quello. È Twitch. ...50% dopo 7 cuori. Vabbè, chiamatemi... ...mio. Allora. Cerca Tainted. Ma le ho cercate, Tainted. Non ha... Cioè, allora, partiamo dal presupposto... ...che non ho 7 cuori. Posso cercare la Secret Room. Secret Room, che non è qui, non è lì a sinistra. Potrebbe essere qui. Come funziona? Nel senso che potrei provare a rollare finché non trovo un soul art? Non funziona? Ah, non rerolla? Solo i pedestal? Ah, è qui per ca... Ah, è qui e non serve a niente? Ho capito, non funziona. Ok. Chiaro, ok. Allora, a questo punto provo la Cursed. Però la Cursed è un errore. Perdo un cuore. Scusate, Ho 1, 2, 3, 4... 4 e mezzo... Allora... Dammi qualche cuore. Potrebbe essere Balls of Steel. Tears down. Shot speed down. Cinque e mezzo. Non ci posso, non ci arrivo a 7. Ok, è il momento. La mod dirige le pillole. È barare! Non esiste! Non succederà mai! Non stiamo citando qua. Ma non è proprio... Never! Proprio quello che volevo. Va bene. Ah, dice che non si sa, ok. Ok, ok. E allora per fortuna non è una mod esagerata. Va bene. Però non si può dire che non abbiamo fatto il nostro meglio. A questo punto Belial si attacca. Perché a questo punto sfrutto i soul art in altro modo. No, merda. (Susurra)
idrato. Queste sub che non aumentano. Proprio non capisco. Grazie. Benvenuti a tutti intanto. Slami, Pyroslag, Deus, Meo Meo, grazie del dono. Meriti tutti i soldi di questo mondo, addirittura. È un investimento che fai, è un dono preziosissimo. Grazie. Felicissimo di farvi compagnia. Però a questo punto... Ah, ho poche bombe. Stavo dicendo, a questo punto posso cercare i Black Heart. Ragazzi, io ho mezzo cuore. Cioè, è stata una bella stanza, ma... Non necessariamente la prossima andrà bene. Certo che Necropolis è proprio stronza, eh. Potevano essere un sacco di stanze diverse, invece... Beh, sì, la Alabaster Box, le cariche, è ovvio che scompaiono, perché non ti... Cioè, noi avevamo dei Soul Art dentro Bethany, non fuori. Oh, ma non male. Non male. Potrebbe funzionare. Dovrebbe darmi la difesa, no? Gratis, giusto? Sono completamente gratis per lui. Infatti. Non pensavo che fosse uno e basta, lasciatemi stare. Non è quello che aspettavo che sarebbe successo. Non mi ricordavo il dettaglio e ho preso da destra a sinistra. Non c'è nessuna pianificazione strategica in quello che è successo. Non c'è stato niente di magico particolarmente. Voglio la caccola volante. No. Non volevo la caccola volante. Volevo la testa di Guppy. E è andata così. E... ho ricordato slash imparato una cosa nuova. È nuova? Ah, è Repentance! Ho capito! Macmillan! Oh! È stato un urlo molto onesto. Erano anni che non urlavo in questo modo. Ho fatto proprio un urlo. Però avete visto? È stato un urlo mascolino. Allora... Range down. C'è
Certo che è una run. Siamo onesti, siamo d'accordo? Siamo d'accordo? Ok. Nel negozio la Tinted? Ma buono di che è buono? Con The Lost no! Non è buono con The Lost! Sottorima, YouTube lo ricapra. Oppure la live numero 6 con Sidonia. Ok, allora. Ora Blood Oath si uccide, giusto? Non ricordavo che desse solo cariche. Pensavo che desse cariche e oggetti legati a... Il Fortune Teller non mi darà mai 12 soul art, ragazzi. Ah, questo era quello che faceva le scorregge. Esatto. Esatto, mi ricordavo che facesse apparire più cacche, ma no. Ah, ne bastano 6, sì. Sì, sì, sì. Carina questa. Da un item che è legato alle batterie. Però comunque non ci sarebbe servito. Quanti bei trinket. Ok. Ma sono lentissimo. Se troviamo un The Fool. Ma sono lento! Porca miseria! La... Oh! Ok. Queste cose mi aiuteranno molto a memorizzare i trinket. È più efficace di chiedere a voi, perché lo memorizzo io con una mia azione e visivamente appare più chiaro la prossima volta. Abbiamo quindi il simbolo celtico. Il... Questo è stato molto stronzo da parte vostra. Deve morire. Deve morire! È una bruttissima run. Io sono lento. In maniera terribile. Beh, non è... Che ci faccio col letto? Quale letto? Quale letto? Quale letto? C'è un letto sopra. La Cursed, ho capito. Vabbè, ho capito, tempo al tempo. Fatemi esplorare. Ma come... Cosa c'è qui? C'è un... Feels like I'm walking on sunshine. Ah, questo è per forza un letto. Per un attimo la mia psiche mi ha fatto pensare, ma cos'è? Un'entrata alle mine? Ma giustamente no. Ragazzi, mi si sta attivando al posto dell'apprendimento lo spegnimento del cervello a causa della lentezza di...
Io voglio imparare sempre più Trinket per essere finalmente il me stesso del passato. Che comunque si vede che sta tornando, però... Vabbè, per fortuna questo è un non problema. Per quale motivo il letto dovrebbe ricaricare Alabaster? Grazie, Sereta. Grazie del dono e del pensiero anche a parole. Ho sbagliato. Ah, perché da 3 Soul Heart. Ho capito. Non full e basta, quindi. Ora me lo ricorderò. Allora. È stata la mia stessa locusta esplosiva a farmi danno. Non è un trinket suicida, assolutamente no. Con Holy Mantle no. No, no, secondo me ne vale la pena. Fa un sacco di danni. Basta stare un po'. Ah, hanno diminuito il danno che fa. Strano. Figo. È molto buono per noi. Ora. Tappeto. Sì, tappeto. Crawl space. Ah, ma è mamma! È mamma! È mamma! Ah, potevo andare all'arcade, è vero, e spendere 30 soldi. Ma... D'accordo. Troppo tardi. Posso ancora trovare qualcosa. Beh, in teoria le challenge tendono a farti automaticamente raggiungere i boss che devi uccidere. Almeno così ricordo. Salvo... Ma veramente? E poi il negativo serve... Esatto, il negativo serve per The Lamb, non per... No! La Run Killer! No, ragazzi, la locusta mi ha bisciottato praticamente Krampus. Non esiste proprio.
è una delle partite con meno focus che abbia mai giocato. Sto guardando più voi che il gioco, però è una run di collaborazione. Bombs are key. Ah, ok, ricordavo male, quindi... Sì, vado nella corsa, sì. Ragazzi. Oh, si gode. Non si gode più. E non posso usarle. Non posso usarle. Non posso usarle. Non posso usarle. Ah, una alla volta posso usarle. Aspettate, esco. Entro qui. Ok. Rientro. Ma come, perché no? Perché se subisco danno poi non esco. Bene. Proprio la stanza che mi fa comodo. Chat in questo backseating. È la chat di Isaac. In una run che io stesso adesso ho definito con poco focus, ci sta. Vai, vai, meoschina. No! Possiamo avere sto soul art o no? Allora. Grazie, Skyforcer. Ma dai. Grazie Rocky. Grazie di cuore davvero. Ce ne sono un sacco che sembrano tinted, ma so che non lo sono. Se uso la Bibbia satanica, non posso usarla in concomitanza con l'Alabaster. Non mi spawna Blackheart. Oh!
Uno solo? Questo non lo conoscevo. Mi sembra che sia tra l'altro nuovissimo, se non sbaglio. Quindi non so che cosa faccia. Mi dispiace. Ok. Summon bombs. Io direi che possiamo metterci Monster Manual. Ok. Era meglio non prenderlo. Ok. Uso la Bibbia, sì. Ok. Che ci faccio con la satanica? Onestamente non credo molto, no? Non so cosa faccia. A questo punto non so se scoprirlo con un altro PG o... Telepathy for Dummies credo sia fortissimo. Però avere minion, secondo me, permanenti ora con The Lost lo è di più. Perché le mie lacrime spettrali aiutano a compensare la mancanza di homing. Durano un piano. Lo so. Però veramente, con quante stanze e boss telepathy è utile quando puoi nasconderti nell'invisibile, no? Book of the Dead da protezione. Book of the Dead fa rinascere i nemici che uccidi come minion che potrebbero essere aggrati, intendete questo? E il D20 della Dice Room non mi offre nulla. Il D20 ora non... Cioè, il D20 cambia... non offre nulla il D20. Ah, le ossa come orbitali, dite. Mi ero dimenticato delle ossa come orbitali. È vero. Non è... Ma, scusate. Devo impararlo da me. Fatemi vedere un secondo. Ha bisogno di nemici? Per enemy killed in the current room. Ah, ok, esatto, però ha bisogno dei nemici. Mi ricordavo bene, ok. Ok. Che ci faccio con la Satanic Bible? Leggi la Satanic. Dovrebbe... Va bene. Da patti di Satana, sì, ma li ottengo comunque. Trasforma il pedestal item. Quindi non è come la goat head attiva. Lo so che l'avevo già fatto. Però appunto tra consigli e lettura e test manuale che ti entra in testa come se tu stessi giocando, ovviamente la mnemonia, la memoria funziona in maniera diversa. Però in realtà siamo così avanti, ragazzi. Siamo a utero 1. Mi fanno genuinamente più comodo gli orbitali, ragazzi. Adesso mi fanno più comodo gli orbitali. Nel senso che ho comunque 7 di danno. Quanto potrei mai ottenere Brimstone? E con quale culo dovrei ottenere Brimstone? Sì, quella l'ho già usata, quindi esatto. Cioè, devo arrivarci al boss finale. Carino. Carino. No, non... Ah, è vero, posso usare il libro perché ho ucciso parecchi ragnetti. Oh! Little Brimstone! Ok. È inutile Little Brimstone. The King Mario, sei molto poco King, nelle tue opinioni. Lo hanno nerfato. Vabbè, non importa, fa male comunque, no? Okay.
Ah, sembra un routine adesso, però. Beh, era anche stato nerfato, ma mi ha aiutato. Quanto avrei voluto averlo carico adesso. Telepils. Telepils è attraente. Telepils è attraente. The World mi aiuta. The World mi aiuta. Se. Giustamente. Se voglio arrivare a Satana presto. Sì, posso usare World qui. E garantirmi una protezione. Beh, ero comunque nel percorso giusto. Telepills dà un'ottima survivability, ragazzi. Non è come avere due Elemental, ma... La locusta mi piace molto, onestamente. No, è solo per questa. Vabbè. Sono tentatissimo di usarla al boss, ma no. Ok, no, non importa la secret room, ragazzi. Cioè, io qua rischio di perdere. Perché ci sono gli occhi. Molto bene. Molto bene. Perfetto. È esattamente la stanza in cui volevo usarla. E che ca... Ecco, caghiamoci addosso. Friends till the end. Molto bene. Non avevo scordato gli occhi. No, ero preoccupato per gli occhi, ma è andata in maniera leggermente imprecisa rispetto alla mia immaginazione. Vedo che faccio un grande uso di questo denaro. Sono dinanzi qui a vantaggi molto, molto concreti nell'uso di... Sì, il mimic lo posso aprire, ma mi ci sbatto le lacrime. The Magician. The Magician. Dopo Sans non è questo il problema. Luck way up, don't lose it. 10 è fortuna. E quindi ora quante eutanasia mi fa? Un cazzo. Guarda quante eutanasia. No. Io preferisco... Ora voglio vedere se mi aiuta con l'eutanasia. K27 di luck eutanasia. Vabbè, ma... Oh, 10 a fortuna è tanto. Cioè... Dai, teniamolo. Ecco, ora vorrei The World.
Ah, il K è più 15. Grazie, Canatila. Grazie, Edo. Avrei avuto 800. Avrei avuto 800 danni con Befane. Non si vede la vita perché la vita non c'è. Cosa sono questi incubi? Veramente? Ragni. Ma dov'è il mio Book of the Dead qui? Con quale palle, no? Veramente? What's your big idea? Veramente? Ho fatto il percorso sbagliato? Facciamo la corsa. Ragazzi, ho sempre paura che mi arrivi un ragnetto e spawna. Ah, tipo questi! Posso tornare anche nella stanza dopo che ho fatto... Davvero? Rimangono in memoria i mostri uccisi in quella stanza? Seri? Fichissimo. Ma non sto esplorando. Oh. Attenzione! Attenzione, Horror of Babylon! Horror of Babylon si autoattiva, ragazzi. Sinistra. Sinistra. Dite che il Brimstone è un attivo, lo so. Però ho dei buoni danni. Onestamente sì, devo scegliere io. Perché non ho preso tre oggetti di Leviatano, quindi... Guarda, vi dirò. Rispetto a quello che è Satana, il Brimstone è incredibilmente comodo per uccidere i piccoli diavoli. Però Horror dà anche velocità. Con questo posso avere survivability, danno e velocità. È un bel rischio. Però I made my choice. Perché sono più grosso di prima? Va bene.
Sì, ma mano equal power. Scusate, quindi mi state dicendo che se adesso faccio questo, chat, il mio futuro è nelle tue mani. Cavolo, pelo, pelissimo, un po' di sfortuna, ah. No, non cambio obiettivo, l'ho detto all'inizio della diretta, quello che voleva fosse il discorso mid post first try era di dirvi inizieremo un percorso in cui la mod sarà sempre più presente, ma voglio che sia fluida e l'importante per me è che per voi non sia assolutamente un'invasione, anzi, deve essere step by step un apprendimento completo verso la perfezione di quello che è lo spirito dell'arcade e della post-produzione inserita nella diretta, però... Merda, peccato. L'inizio stava andando molto bene, non pensavo che il fatto che One Makes You Larger mi ha veramente fregato. No, scusate, non volevo neanche avere l'F2 attivo adesso. Me la ricordo questa.
Allora, vediamo un po'. Cosa possiamo tirar fuori da un altro try? Però mi apro la finestra per respirare, perché è stata bruttissima la sconfitta in quel momento. Satana è una boss fight relativamente semplice, ma non vedere bene le lacrime mi ha fatto sbagliare. Cazzarola. Giocare con The Lost è stato fighissimo e secondo me è molto più facile. Devo anche ringraziare tutti. Ah, giusto, non dovevo più preoccuparmi dei danni. Michela Viscomi, grazie. Danisbrook, vedo che le scommesse contro di me sono altissime. Rightfully so. Rightfully so. Allora. Però se vinci sbanco tutto. Bisogna vedere gli oggetti come vanno e in questo caso probabilmente riuscire a staccarsi da Satana e fare patti con gli angeli. Probabilmente è la soluzione migliore. Piano piano, secondo me, si arriverà a un me stesso persino decisamente più competente che alla fine dello spirito dell'arcade. Ma questa vittoria era così meritata nonostante tutto, no? Peccato per quell'alimento perso all'ultimo istante. Avevamo fatto delle belle giocate, ma non alla fine. Ma smetti, non ho particolare interesse nello schivarti. Cioè, il bonus di danno nel secondo piano non è così... pregato. Speed and rage up. Ok. Era per compensare Raiden. Non è finita! Non è finita, vi dico! Questo... che il ragazzo non ha sbancato. Avrà occasioni per rifarsi. Grazie, Seymour. Fantastico, fight. E... ragazzi, dovete... credere in me. Vi riuscirò a dare altre soddisfazioni, che non significa la vittoria, ma altre soddisfazioni. Hematemesis. Cioè, mi ha solo despawnato i cuori perché li ha fatti spawnare mentre uscivo dalla porta? Vabbè.
Il range è decisamente l'ultima cosa che volevo. Non credete nella mia sconfitta. Se non hai bombe? Ah no, è qua l'uscita. Tutte le mie mosche sprecate per dei ragnetti. No, ma che sono ste lacrime? No, che so ste lacrime. È il peggior tears down della storia. Ma neanche... Questo minion, che però appunto non è buono per niente. Mentre il bimbo, questo dovrebbe darci delle batterie nel mentre. Esatto, esatto, non lo so. Mi dispiace. Io per ora vedo soltanto la distruzione di una rana che è partita veramente male. Almeno l'altra dava un minimo di speranza. Qui abbiamo dimezzato le nostre lacrime come primo sfregio del gioco nei nostri confronti. Ma perché? Quando vedi in giro le partite di Isaac, ci sono sempre combo incredibili. Ecco pure. Tutti che hanno le anime intorno ai laser con Godhead. Cosa mi manca? Vediamo, eh. Vediamo, eh. Vediamo, eh. Sta a lui adesso. Noi abbiamo... Si vincono anche le run sfortunate, ve l'ho sempre dimostrato, e fa parte di The Binding of Isaac. Sono qui per voi. Neanche Satana? Sono molto, 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 molto indeciso. Se continuare questa farsa. Ho ottenuto però molti soul art, eh. Io non mi arrendo solo per una sfortuna. Potrebbero esserci altre, anzi, potrei persino pensare di prendere la locusta. Al diavolo. A questo punto, se dobbiamo cercare di vincere, dobbiamo fare le scelte pazze. Get good, esatto, yes! Allora. So quanti cuori ho. Ma era d'oro! Aveva il sangue? Ma cazzo, ma...
Ma un respiro! Ah, focus. Se lo avessi seguito prima, forse questo non sarebbe successo. Abbiamo fatto tipo 3 run in 5 minuti. Allora. Senti questa musica triste che ti fa capire che hai fatto un grosso errore. Allora. Facciamo una cosa. Ho bisogno di prendere il focus. Focus. A che piano volete che torni a leggere la chat? Sì, dopo Sada. Ok, tra utero, ok. Pazzi siete. Volete essere ignorati per così tanto tempo? Va bene. Avete scommesso... 1,5 milioni esito negativo. Bene. Va bene. Vado in focus dopo questo boost emotivo e di tifo da parte vostra. Dopo che vi ho fatto praticamente 5 completion mark con Jacob e Zau in una run. Va bene, va bene. D'accordo, d'accordo. La vostra fiducia mi commuove. Il vostro supporto, cuore, tifo, sinergia, fratellanza, covenant. Benvenuti nella covenant, si dice, giusto? Mi sa che l'affinità col patto sta scendendo. Potrei arrivare a mandarvi delle... sabbie oscure, comunque. Focus. E focus sì, eh. Sono da solo, ragazzi. Ciao, ragazzi. Era un bel po' che non giocavo così tanto tempo da solo a The Binding of Isaac. Anni. Anni. Ma è bella, per lo meno c'era la fiducia del fatto che arrivasse a utero. Del tutto... discutibile. Il champion che ha il fuoco strano. Ouch. Mamma mia, i danni, Envy, che soddisfazione, eh? Che bello.
le facce di Ember. Come perde soddisfazione. Però worth it. Dai! Non era una cattiva idea. Cominciamo. No, non... No. Non so cos'è e non devo ancora scoprirlo. Non devo ancora scoprirlo. Su, che era quella combo finale suicida? Non male. Non male. Magari le stanze fossero tutte così, giusto? Dai! Qui potrebbero esserci dei soldini. Qui c'è il ragno pazzo. Abbiamo lo shop senza soldi, però... Quando abbiamo qualche cuoricino in più, la cursed sarà nostra. Speravo tantissimo che mi permettesse di trasformarle in bombe normali, ma mi sa che non è andata come speravo. Lo shop a questo punto magari ci permette di metterci più a nostro agio. Sì, ma 3 soldini per... Mannaggia. Preferisco questo che non usare The Chariot, quindi... Oh, ci basta qualche secret room o qualche bomba o qualcosa che ci permette di trovare dei... dei penny d'argento, insomma, dei dime si chiamano, dime. E vabbè, queste sono le stanze difficili quando hai appena cominciato The Binding of Isaac. Abbiamo un sacco di soul art, sacco di soul art. Ci vuoi anche i soldini? Beh, che effetto hai fatto? E niente, è diventata una stanza che dovrebbe essere difficile solo perché come alla fine basta essere cattivi e meno safe. Satana deve apparire, perché se non appare Satana l'abbiamo presa. Vabbè. Zero bombe. Una bomba. Chissà perché prendo solo oggetti di merda. Ma c'è qualche influenza che rende questa... questa challenge una presa per il culo. Uno per due. Cioè, ci sono 600... Non mi ricordo più se toglio un cuore. O mezzo. Dipende dal piano? Scopriamolo. Ok. Il fatto è che... ci sono 700 oggetti in The Binding of Isaac e... E
prendo sempre, mi appaiono sempre quelli. Ce ne sono 700. Perché ci sono sempre i soliti 15 nelle mie run? Cosa sono? Le charm table di Monster Hunter 3? Quella cagata incredibile? Comunque, questo heart come trinket ha mai funzionato? Ho una voglia di buttare una bomba in mezzo alla stanza che non avete idea. Sembra di stare a basement. Non siamo a basement. Non possiamo permetterci questo damage output qui. Quando dobbiamo sopravvivere. Va bene che avrei potuto avere più bonus se avessi preso meno danni, ma chi se ne frega. Quando la run è così caccosa fin dall'inizio bisogna essere un po' più coraggiosi come prima. Solo che senza poi arrivare a... Full health. Tears up. Una buona notizia. Mazza che cacchine fortunate. Peccato per Satana prima, perché avremmo avuto... Cioè... che cacchio. Porca vacca. Ve l'ho detto, ci sono 15 oggetti nella mia partita. Ok, beh, questo si autoattiva, quindi lo prendo senza indugio. Che palle. Palle! Avrei gradito molto di più un cuore. No! Alla fine i soul art li accumulo anche per questo, ragazzi. Possono essere sempre utili, non soltanto dietro boss fight, no? Faccio non morire. Ma che cosa? May you gain what you came from? May you get what you came from? Beh, quindi non muoio più? Non posso camminare. Non ho usato l'F2 perché la prima volta voglio prendere l'oggetto alla cieca, è ovvio. Cioè, altrimenti il gioco implode, secondo me. A livello di game design, è quello che vorrebbe essere. Va bene. Ho fatto del mio meglio. Per aumentare la mia survivability. Continuo ad avere i danni di prima, eh. Ho un patto con gli angeli, ma... Continuo ad avere gli occhi e il cuore di prima. Vabbè. Tutto ok, piano? Va bene. Non importa. L'importante è che tu non mi faccia danno. Ho capito, faccio del mio meglio. Avete 1000 HP, siete antipaticissimi. Sempre... Che... Basta fare i pallonetti con le ossa. Dai, su. Almeno te crepa. One.
makes you larger. Va bene. Continuo, non... quella scala... No, anche fosse un'auto polaroide, chi se ne frega, nel senso... Cosa che serve? Facile. Oh! Beh, non è la scala avere questo effetto, ma ho appena scoperto una cosa interessante. Abbiamo appena scoperto una cosa interessante. Molto interessante. Accidenti. Sì, ma i danni. I danni. Gesù. Oh no. Fatto bene, sì, però dovete darmi una tregua con la iella, perché... Che cos'è questo oggetto? Vabbè, ok. Qui non si bomba niente, eh? Andiamo alla cursed. Oh. Diciamo che quando gioco in focus tendo a essere un pochino più strategico nell'uso delle risorse come i soul art, perché mi rendo conto di quello che può effettivamente succedere. Sì, ma ho ottenuto un piccolo damage boost dopo. Va bene. Sono gigantesco, senza risorse, senza survivability, con degli oggetti che non so cosa fanno, perché fighissimo. No, vabbè, uno sì, uno è la Goat Head Angelica, va bene, fighissimo, bello. E l'altro, la scala, non mi permette di saltare, di volare, di saltare piani, di schivare nemici. Oh! Sei. Oh! È un... Vorrei vedere la chat in questo momento, ma è un negozio angelico. È fichissimo! Continuo a non ricevere cuori dallo stronzo, comunque. Fio mio, devo fare delle scelte in questo destino, cioè... Alle volte non saranno molto fighe, ma sono scelte, cioè... Il D4 è quello che mi cambia il PG, il D4, mi sembra. Lo scopriamo dopo, eh. Non ho neanche bombe qui. Per ora lo Sworn Friend non ha potuto fare nulla. Ragazzi, cari miei, ho un PG del cacchio. Sono a un piano avanzatissimo con un PG submediocre. Almeno non ho trovato fagioli, ma...
Me la sto cavando al meglio che posso con le risorse che ho. Però avete visto che è molto più bello scoprire. Beh, per me è molto più bello scoprire. Però infatti questo, i dadi, dovrei sapere cosa fanno. Quindi vediamo un po' se l'F2 fa qualcosa. Perché è memoria quella. Fa parte della vecchio, del vecchio spirito dell'arcade. Rerolla i pedestal item. Non puoi portare i pedestal item qua. Quindi immagino che tu possa cambiare il PG tranne i patti del diavolo. Eccolo, poi lo vediamo insieme. Antipatico. No, non voglio prendere. Usare Sheriot. Non voglio usare Sheriot. Lasciatemi andare. Dove fatemi? Quanto cazzo sparate con il fumo che vi protegge? Swarm Protector, fai cacare. Dovresti fare più lavoro. Funziona molto meglio la sua moschina. Pure. No, vabbè. Tanto quello se fallisce, fallisce. E va bene. Andiamo. Dov'è la svolta della run? Vabbè. Ma... posso spawnare infiniti Soul Art così? Sei da solo! Sei fastidioso e brutto, ma meno isterico. Cioè, meglio, sei ugualmente isterico, ma meno pericoloso. Non otterrò mai niente di buono. Sono tutti buoni. Questo... e questo sono buoni, ma prenderò i perforanti. Questo mi può essere utile per il futuro. Ok. Ho zero bombe. Va bene. Andiamo a esplorare. Che palle. Perché hanno così tanti HP? Perché ho così poco danno io? Non so se può valerne la pena, ma lo facciamo comunque. Naruhodo. E... bombe? Non diventerò più forte di così, ma oh.
Dobbiamo provare il tutto per tutto. Cioè, se devo giocare focus, non mollerò. Non so neanche se mi avete tutti abbandonato e sono solo nello streaming adesso. Magari era solo una scusa perché non vi piaccio più. Sono troppo grosso! I soldi fanno comodo. Se l'oggetto è permanente per ogni piano, fanno comodo. Tra l'altro abbiamo proprio preso i due oggetti che sinergizzano fra di loro. vabbè, ma sei stronzo! Neanche una bomba! Mi servono i soldi, non posso spenderli per una bomba qua. Non potrei neanche. No, il cazzo. Non... Scusate il linguaggio. Cioè, no, non posso rischiare di perdere l'acquisto fighissimo. Vabbè, Goat. È Godhead quello? No, stai fermo, bimbo di merda! Che cazzo ci fai qui? Scusate, volevo dire... Che strano spawn, questo beggar proprio qui. Non capisco il motivo di tale pazzia. Forse è la fanny pack? Ah, no. Il Godhead è... No, il Godhead non è... Cioè, sembrava Godhead, però. Beh, se mi protegge dalle lacrime, lo prendo. Cioè... Tutto quello che mi dà... Ah. È completamente nuovo questo. Mai visto prima. Mai. Tu stai d'azzardare, sai. Ma posso spararci io attraverso? Ah, ma ci sparo. Nice. Ma io ho bisogno di altro denaro, quindi ogni piano. Porca puttana. Perché sono così volgare? Perché ho perso contro Satana. Perché ho perso in quel modo contro Satana. Ecco perché sono volgare. Va bene. Sti bimbi devono morire che si teletrasportano. Ok. Mamma mia. Vabbè, ho fatto il possibile. No, il funny pack mi aveva dato solo una cosa, sicuramente non tutte quelle. Io ho fatto uno shotgun. Io ero convinto che avrebbero cambiato direzione prima del danno a contatto. Ho voluto scommettere su quella speranza e la run mi ha detto speranza in questa run. Hai per caso trovato oggetti che ti hanno potenziato davvero? No, tutto perfettamente orizzontale. Da contatto. Però le lacrime non perdono più potere, mi sa. Anzi, mi sa che l'anne fanno anche di più. Eh sì. Sì, ma qui se hai lacrime tipo orbitali. Cioè, se hai le lacrime che ti girano intorno. Ah no, perché magari sono troppo distanti. Fine dell'esplorazione. Comunque, sfido chiunque a trovare, oppure contattate il Guinness World Record, nel senso,
run consecutive senza pillole positive. Cioè, sembra che le mie pool di pillole siano solo merda. Cioè, un giocatore che non conosce The Binding of Isaac a questo punto dovrebbe smettere di usarle e capire che il loro utilizzo è semplicemente una challenge. Perché è palesemente così. È un po' tautologico prendere la Gold Member. Ti odio, però l'ho fatto apposta anche per la Secret Room, perché nel senso che non ce l'ho, ho già troppi negozi extra. Non ho fatto pace, eh? Tu resti lì dove stai, perché non ho le risorse per comprare le vostre cose. E non lo so, onestamente non saprei. Ho l'istinto di esplorare un po', perché ok, preso. Ci arriva niente, eh? Preso. Oh, ne è valsa la pena, Mike. You did right. To your clan. Ok, va bene. Un po' meno bene. Volevo provare a vedere i danni che gli facevo e sono ottimi. Fucilata. Non devo essere troppo avido di usare il prisma. Bravo. Era proprio il momento giusto di fare la mossa stupida. Però lì non c'è scritto che è casuale. Ok. Continuo a non avere potenziamenti, ma credo che di stare ottenendo oggetti che bene o male hanno un ruolo. Questo era... Questo è difficile. Il mio piano era uscire dalle stanze prima che Blood Oath mi colpisse. E non sono ancora arrivato ad Utero, quindi posso guardare il vuoto quanto voglio. Sono in solo e ci devo pensare, perché... The Sun è una safeguard. Goat è una mobility importante. Però non avere mezzi cuori, cioè da una parte avere un cuore o mezzo cuore a un certo punto cambia poco, perché... Però curare, quando si usa una chiave, quello può salvarmi le stanze. E... Questa è una delle scelte più difficili della run per me. Però, in nome della sicurezza, una chiave in una... Cioè, trovo un negozio, lo uso per curarmi. Sì. Sì, è una run, sì. Va bene. Ah, ma è una sinergia col Fanny Pack! Cazzo, buono! Non dovevo vederlo, ma l'ho ricomprato comunque. Ah, l'Eternal Heart. Vabbè, allora è come se non l'avessi letto. Ok. Cosa fa la luce? Rallenta i nemici? Le lacrime? Il cazzo. A che serve?
Ah, trova le stanze. No, neanche. Sola! Sola, vi dico. Spero che non sia... Ok. Ma me l'ha tolto senza... Che culo! Ma è il più grande favore che mamma... Perché? Perché? Chi pensa che mamma sia cattiva nei confronti di Isaac? Mamma è santa! Mamma è santa nei confronti di Isaac, vi dico. Santa! Merda. Ritiro tutto. Merda. Merda. Ok, la luce... Non ho idea di cosa stia facendo. Non si può neanche dire che sia un wafer ad aria, perché sono l'epicentro. Wafer non... Boh. Forse solo estetica. Non credo proprio. Cioè, non sarebbe stranissimo. No! I nemici sono più deboli dentro la luce. Prendono più danno. No! Ormai ho degli orbitali, Fa danno! Fa danno! Ecco. Ricordate... Cioè, adesso non posso guardare la vostra chat. Non faccio un monologo. Però, vedrete, non avere le guide, non usare... le mod per scoprire l'oggetto la prima volta ti porta a vivere The Binding of Isaac nel modo migliore, per poi renderti anche più competente quando le rincontri. Non lo so. Non lo so. Non so cosa sia successo. Non ne ho idea. Non lo so. Non capisco. Ok, perfetto. Perfetto. Merda. Visto che abbiamo scoperto la sinergia con Funny Pack, va bene. Sono veloce. Però purtroppo mi sono dimenticato... Cazzeggiato troppo. Mi sono dimenticato alcuni dei trinket di prima, il loro ruolo. Guarda, posso dire che ti attacchi al cazzo. L'arcade? Mount the Fool? Perché qua lo userei. Immagino che più vicino si va più faccia male. Sarebbe figo. Mamma mia, che bei bonus. Diciamo che adesso la run è totalmente... O meglio, è totalmente nelle mie mani. Ovviamente, presumendo che perdi in teoria i cuori all'inizio dei piani, c'è sempre quella parte di challenge che è pericolosa. Bomba. Bomba.
Vabbè. Io ho bisogno di un The Fool. O di un The Hermit. Ho bisogno di una carta che mi faccia uscire da mamma. Un sacco. Wow. Luck down. L'ho già avuta oggi, quindi sto compensando. Ok. Va bene. Allora. Mancano ancora delle stanze. E poi, se nella challenge ci sono le stesse risorse che non erano normale, dovrei comunque avere una chance. Sicura, no? Cioè, qui non c'è il mausoleo. Però se il seed è calcolato... Non mi ricordo se l'avevo già trovato prima. Sì, ma dovevo tenermi la... Eccolo, grande. Ok, The Sun, non dimentichiamocelo. Chissà se mamma... La bomba, ovviamente... Ah, in realtà i The World li vedo, metto la pubblicità, grazie di cuore. E poi Teddy California, Gigi D'Alessio, Squalex, Z, Mietitore, Fenderman, Treveri, grazie di cuore. Non so cosa state dicendo. State guardando una partita di totale voyeur. Il focus può generare questo. Ed è il focus più lungo che vi ho mai concesso. Non so se Mamma Mega può essere utilizzato più volte. Penso di no, perché è sbilanciato completamente. Ho capito. Ok, quindi vediamo un po'. Faccio così, mamma. A questo punto lo uso 3 volte. Aia. Prendo il negativo che mi fa fare danni. Prendo il cuoricino. Entro nella stanza degli angeli. L'ho già trovata questa. Figa. Vediamo. Io ora uso The Fool e lascio Belial. Perché tanto Belial lo lasciamo comunque. Vediamo se sgamo qualche Soul Art, ma non credo. Mi bastava usare una volta di meno il... Io voglio avere Mamma Mega. Forse nel negozio ce n'era uno. Vediamo. Io voglio Mamma Mega. È completamente innecessaria se prendo cuori all'inizio dei piani, però... Ok. E... E se lo usassi nella stanza di mamma? No, non posso. Ma spawna 2 item o 2 pedestal item? Ok, siamo arrivati ad utero. Finiamo il focus. Ciao ragazzi. Pedestal item. Com'è andata? Com'è andata? Non posso tornare al negozio angelico. E non posso usarlo nel patto. Allora, se... non posso usarlo nella... Non posso usarlo... Presumendo che voglio Mamma Mega, gli unici posti dove vale la pena utilizzarlo sono le Cursed e le Secret Room. Ok?
Solo che nella Cursed c'è anche Curse of the Tower. Voglio la mamma mega perché così a Sheol ci divertiamo, no? No, il negozio angelico all'inizio del piano scompare, la scala viene rimossa. Con The Fool non si chiude il patto? Ragazzi, fermi, cioè molto calmi. Molto calmi, perché io in Focus non sarei mai tornato da mamma. Non torni indietro poi. Ok, no, infatti. No, no, io... sì, The Sun me lo ricordo. The Sun me lo ricordo. Ah, ecco. Ah, è l'oggetto che me lo fa tenere sempre aperto. Ok. Non si chiude il patto, però la mamma non ha la porta, no? La mamma si chiude. Non prendere mamma mega e basta. Non mi piace mamma mega. Mamma mega funziona solo una volta o si può utilizzare più volte? Solo un piano. Ok. E se utilizzassimo... E se... scusate. Patti chiari e amicizia lunga. E se facessimo... nella secret room? Cursed, eh? Per i per guppi, dite. O nella Sacrifice. Perché nella Sacrifice dovrei poter ottenere... No, forse no. Nella Sacrifice forse non ci sono pedestal item che non sono chiavi o cazzate. Lo so che sono meglio due angelici. Lo so. Ma era presupposto avere mamma mega. Fallo in una stanza base. Pedestal item in una stanza base. Abbiamo... potremmo ottenere... Small Rock. Facciamo i bimbi adulti. Questo però potrebbe mettere in pericolo la run. Se si può sbloccare qualcosa... La luce di Braterme non so cosa fa. Però... Ti porta al boss. Ah. Se n'è andata la luce. Ma che merda è? Ma che segui là?
Mo mi metto a seguire la stella di Betlemme, che si muove costantemente, a utero con mezzo cuore. Ma siete completamente pazzi! Ma che cosa vi passa per la testa? Boh. Bimbo! Dammi dei cuori. Vabbè. Aspettiamo che Placenta mi dia un cuore e mezzo, qualcosa. Sì, la stella di Portal Boss. E se si muove costantemente, passa per le stanze di utero. Ma che strategia avete in testa? Potrebbe esserci qualunque trappola. Sì, ti buffa però non ti cura. Con mezzo cuore che fai? Tocchi qualcosa che è spawnato, morto. Non si può fare mezzo cuore. Vogliamo usare The Sun prima di Sheol? Non lo so, eh. Ah, è vero, la corona si è rotta? La corona è solo per un piano? Ecco perché era spezzata. Torna in focus. Sì. Ah, l'hai ingoiata la corona, effetto di marbles. Ah, l'ho mangiata. È vero. È vero. È vero. Grazie, Iskan. Sì, ma Placenta deve darsi una mossina, eh. Perché io non voglio buttare questa run, però. Sì, mi ha già curato mezzo cuore. No, basta. Visto che qui fanno un cuore di danno. Chat! Ok. 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 A questo punto, visto che non bisogna essere pavidi, bisogna andare avanti. Yera. The sun. Avrei dovuto usarla per utero 2, ovviamente, però vabbè, non potevo farlo, quindi. Sì, seguiamola qua la stella di Betlemme. Allora. Poi in realtà ho capito cosa intendavate, però. Sono ragazzi un po' di. Porca miseria. Ma la situazione si sta ribaltando. Questa era un po' una cacata, eh? Questa era un po' una cacchina. E ora? Vediamo un po'. Dai, Funny Pack, dammi due cuori.
No. Perché Placenta mi ha curato tre volte in tre secondi? No! Come? Cosa? Vabbè, no, non potevo saperlo. Cioè, per me era... c'è finché non la usi. Ma... io pensavo che fosse strategico. Tipo che tu potevi fare diverse cose, fare il giro e prenderla, ma finché non la usi, ci puoi salire. Ah no, ti usi quando usi le chiavi, è vero. Vabbè, no. Sbagliando si impara. Questa non potevo assolutamente saperla. Non potevo saperla. Ok, ok, ok. Va, va, vabbè. No, 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 non era assolutamente ovvio fosse così, manco per... che cacchio? È una salsiccia, chiaramente è un pene. Va bene, Milan. Giustamente Isaac da bambino che deve pensare. Un bruttissimo pene, tra l'altro, direi. È come dire, è ovvio anche il crawl space sparisce se ci dà la stanza. No, non lo fa. È ovvio quando lo sapete. Allora. Ok. Satana. Satana. I'm coming. Questa stanza era disonestissima. Questa stanza era disonestissima. Questa stanza era veramente disonesta. Veramente tanto. Non dovevo. Spero che qualcuno. Bravi, armatura di Hade, esatto. Esatto. Ok. Volevate che io seguissi la luce di Betlemme? Lo faccio. È fighissima sta cosa. Faccio in tempo? Leggo Asa. Oh, magari Lushika sarebbe stupendo. Danni e 16. E sono spettrali, ricordiamolo. Faccio così tanto danno e schizzi di lacrime che distruggo anche gli zombie. Ah, ma c'è già Satana? Crawl space?
Non rompe la run questa cosa, cioè non mi fa morire sul posto, vero? Ah, fa danno. Ah, perfetto. Ok, ora voglio che tutti... Voglio la chat. Voglio... Tifate come preferite, ma soprattutto godete, perché questa non si perde. Cioè, nel senso, è semplicemente ridicolo quello che sta per succedere. Quindi, emote only. Bravissima foreclose. Ora si ride tantissimo. Guardate i danni, ok? Ok. Perfetto. Ok. Perfetto. 60 danni con... Sigil of Baphomet. Allora, ora noi possiamo fare diverse cose. Togliamo le emote only. Ok, grazie, sì, grazie. E possiamo fare diverse cose, nel senso che se cominciamo qualcosa non lo finiamo. Vogliamo cominciare qualcosa domani con più serenità o interromperla adesso? Chiudiamola così e domani cominciamo. Secondo me è la cosa migliore. Ho anch'io tantissima voglia di giocare. Ma la sfrutteremo, perché domani mattina andremo. Domani mattina andremo. Ho una notizia per tutti, però. Penso che farà piacere in maniera unanime. Ho bisogno di concentrarmi sull'Animo Square 3 domani. È un momento importante, andrò in full immersion. Quindi, visto che non c'è Sidonia alle 17, domani non ci sarà live alle 17. Ok, quindi foreclose, Danokami, Kanatla... In caso togliamo il giochino, tra virgolette, via. Si farà alle 10:30, ok? E grazie a tutti, ragazzi. È bellissimo come le live di Isaac si sviluppano. E a questo punto... A questo punto... Facciamo due cose! Facciamo due cose. Uno, importantissimo per me. Importantissimo per me. E ricordatevi il discorso sulla mod. Spero che il modo in cui sta venendo utilizzata vi piaccia al top come spirito dell'arcade. Come potete notare, non è una scorciatoia o una furbizia da giocatore che vuole modificare il suo gioco per avere la vita facile. È proprio uno strumento preciso per raggiungere non soltanto, di nuovo, la vecchia expertise, su cose che già dovrei sapere, ma soprattutto l'estetica dello spirito dell'arcade in cui apparivano gli oggetti. Che ne pensate? Si arriverà al punto in cui non sarà più necessario mettere on e off. E facciamo una cosa. Non so quanti di voi lo conoscono, ma è in live Epic Name Bro Marcus, uno dei più grandi papà della community internazionale di Dark Souls. Se sapete un po' di inglese,
Che ne pensate di fare insieme a me un bel raid? Come, lasciamogli un messaggio, eh. Sta giocando a Bloodborne. E è vero che io sono critico e figi, bla bla bla, ma visto che sono cominciato e sono comunque The Dark Souls guy in Italia, per quello che faccio, The From Software guy, come messaggio diciamogli tutti saluti dal... Saluti da... The Italian Dark Souls, The Italian From Software YouTuber, cioè quello che vuoi, non Michael the Desert. Sì, Covenant potete metterlo. From there, sì, saluti dalla community italiana dei Souls. Sì, generico, perfetto, bellissimo, meno personale. Quindi, hello from the Italian Souls community. Boom! Kudos, hello, ognuno ovviamente in inglese. Fantastico. Il canale ha soltanto una chat per follower o per abbonati. Va bene, mettete il follow e quando potete ditegli hello from the... Va bene. Maledizione! Marcus, cosa fai? Ok. Ok. The Italian Souls Covenant, come volete. Sì. Ci vediamo domani alle 10.30. Facciamogli questa sorpresa. Grazie del supporto. Ossidia Anonymous, grazie del dono. Oski, Slami, Lushika, Teddy, GG. E poi, ovvio, ho già ringraziato. Grazie di cuore a tutti, vi adoro. Grazie a voi. E a presto.